siamo qui a Melito Protosalvo per un evento molto importante di cui ci evidenzierà un po' la serata colui che organizza anche gli eventi. Sì, sono Tonino Crillea, io organizzo insieme al CISA in Reggio Calabria, in tutta la Calabria, organizziamo i vari eventi. Quest'anno abbiamo avuto 23 eventi di varie categorie, anche perché abbiamo fatto una gara, queste qua sono gare notturne, abbiamo fatto un campionato regionale, provinciale e dei campionati marathon. Oggi inizieremo la prima tappa di tre che ci porteranno a portare la mountain bike durante le ore serali. E approfitteremo delle location che in genere sono molto, molto belle perché sono approntate nei centri storici, quindi valuteremo il centro storico e poi i corridori, approfittando anche che è sabato, la giornata di sabato, avranno più tempo pure la domenica per stare con le famiglie. Comunque abbiamo molta partecipazione, ci sono corridori da tutta la Calabria che partecipano, da Crotone fino qui a Melito, e saranno oggi dovrebbero essere circa un centinaio, 90-100 persone che partecipano, e inizieranno queste tre tappe, dicevo. Queste tre tappe che poi ci porteranno la tappa conclusiva all'assegnazione della maglia di campione di CISAIN sotto le stelle. Già l'anno scorso abbiamo fatto la prima tappa qui e ha avuto molto successo, e quindi quest'anno stiamo replicando, ma credo che uscirà una bella sera. Anzi, fatto molti inviti per far venire molta gente anche da fuori, anche perché queste tappe notturne è uno spot per la mountain bike, perché normalmente facendolo in montagna, facendolo un pochettino fuori mano, mi permetto di dire anche di poter visitare alcuni posti caratteristici, in questo caso il nostro borgo del Paese Vecchio. Ricordiamo che questo evento è stato organizzato dalla fatta un po' di appunti, la ASD Team Bike Valle Grecanica, e questo è il secondo XC trofeo tra le vie di Melito Vecchio, quindi un evento importante che ci permetterà non soltanto di fare sport ma anche di vedere delle cose belle della nostra Calabria, dei posti magnifici. Quindi questa è la prima tappa e poi avremo la seconda. Dove si troverà? La seconda la faremo a Polistena e poi ritorneremo da queste parti per la terza tappa, quindi avremo un mese di agosto che ne faremo due, mentre ora questo a luglio sarà l'unica a luglio. Concluderemo, ripeto, sempre da queste parti, nella zona qui non ho sotto mano il calendario, però anche l'altra SD ha organizzato l'anno scorso, quest'anno sta replicando, facendo vedere sempre questi bei posti che sono sempre molto apprezzati. Ci troviamo a Melito di Portosalvo per questo evento delle mountain bike. Questo è l'inizio per un'estate all'insegna del ritrovo dei borghi. Buonasera a voi intanto e grazie di essere qui a pubblicizzare quanto più possibile e a dare giusto risalto a questo evento. Io ci tengo particolarmente, è una gara di mountain bike a più categorie, valevole come gara regionale, una prima tappa, e che merito posso ospitare un evento del genere, ne sono orgogliosa. Diciamo che è la seconda volta che come territorio ospitiamo una gara del genere, organizzata sempre dalla Valle Grecanica. Però questa volta ci sentiamo un po' più preparati, perché abbiamo aspettato un anno per organizzare bene l'evento, abbiamo cercato di curare ogni dettaglio e in effetti in questo caso, proprio per dare anche l'impulso e seguito alle parole espresse probabilmente nei primi momenti dell'amministrazione, abbiamo voluto che l'evento fosse compartecipato dall'amministrazione comunale di Melito. Questo perché si vuol far passare un messaggio: non esiste soltanto il calcio, benché io sia un'appassionata e lo sport
sport maggiore probabilmente, esistono anche tantissimi altri sport a cui bisogna dare valore. Questa manifestazione è meravigliosa, io la vidi per la prima volta l'anno scorso e partecipai anche con un animo un po' preoccupato perché vedevo queste bici sfrecciare anche a 60-70 all'ora con varie cadute, ci sono state nel nostro territorio e quindi l'ho vissuto un po' con un poco di terrore per poi innamorarmi di questa manifestazione, tant'è vero che quest'anno ricordo di aver cercato io stessa loro, ma quando la facciamo mettiamoci per tempo e organizziamoci. Niente, io credo che il paese di Melito abbia bisogno anche di questo, ci sono tante necessità e tante priorità sicuramente, stiamo cercando di combatterle queste necessità prendendole proprio dalla radice, ci vuole tempo probabilmente, però sono contenta di poter fare un'analisi a 360 gradi dopo un anno di amministrazione e poter dire che il paese è pulito. Le spiagge sono pulite, le infrastrutture che ci sono quelle che ci possono essere probabilmente. Le attività cominciano a capire che forse per poter lavorare qualche investimento in più bisogna farlo, vedi questi quattro tavolini a Piazza Mercato. Dovremmo un attimino capire che se vogliamo essere veramente un paese turistico qualcosa in più dobbiamo investire e se vogliamo investire allora avremo anche un tornaconto, perché poi sono anche le manifestazioni che portano gente da fuori a Melito, che ci consentono proprio durante la manifestazione di far vedere il nostro territorio e com'è. Quest'anno la soddisfazione è di dire che a Melito si gira in macchina senza fare grosse gincane. Le strade sono state sistemate un po' meglio, asfaltate in parte per quello che si poteva, l'illuminazione è migliore, il paese è più pulito, l'acqua del mare risulta pulita entro i limiti di inquinamento, le spiagge vengono pulite due volte a settimana per chi non lo sapesse, di mattina presto. Insomma, io credo che fondamentalmente quest'anno siamo un po' più accoglienti dell'anno precedente. Anche l'aver messo le passerelle sulla spiaggia e consentire l'accesso ai diversamente abili. Dici, ma ne hai messi 5. 5 ne potevamo mettere quest'anno. Che è qualcosa in più, è un servizio in più. Perché quando sento dire che i servizi la spiaggia non li offre, abbiamo fatto il possibile. Ha messo a bando le aree libere sulla spiaggia. Chi ha voluto ha partecipato. Chi ha potuto ha partecipato anche. Perché bisogna anche entrare nell'ottica del cambiamento, credo. Abbiamo sistemato con le doccette lungo il litorale, laddove è stato possibile, altre se ne metteranno. Cercheremo di sistemare in più breve tempo possibile anche l'accesso alla spiaggia con le scale, perché quello è il grande disagio che ci resta. E perché no? Se uno riesce ad organizzare insieme a queste priorità anche delle manifestazioni sportive, canore, di teatro, di spettacoli, sarà un agosto ricchissimo, io questo ve lo anticipo perché è giusto che sia così. Partiremo con una notte bianca meravigliosa, giorno 6 agosto, che è stata veramente organizzata nei minimi dettagli, che coinvolgerà le vie del centro, per lo più il Corso Garibaldi, la Tenente Minicucci e il Viale delle Rimembranze, che sono le vie centrali, quelle a cui dare magari maggiore risalto. E quindi avere iniziare anche l'estate con questa manifestazione sportiva che sia l'incipit di una serie di cose organizzate nel nostro territorio, io ne sono felicissima e quindi non posso che esprimere una grande soddisfazione e ringraziare le associazioni che si prestano anche a fare questo tipo di promozione nel nostro territorio. Siamo qui con il presidente dell'ASD Team Bike Valle Grecanica per questo evento, questa gara di mountain bike secondo trofeo XC tra le vie di Melito Vecchio, e parliamo con Nunzio Nicolosi, il presidente, che ci illustrerà il percorso e questa organizzazione. Diciamo che il percorso di questa gara è tutto intrinseco al paese, nel senso che si passa da questa parte che è la zona nuova, si passa attraverso il paese vecchio.
anche per far conoscere alle persone, ai ciclisti che ci sono in giro, anche per far conoscere la bellezza del Paese Vecchio, la storicità di Merito. Ricordiamo che questa è anche la prima tappa che è valevole per... Questo è un campionato di un ente di promozione sportiva, si chiama XAIN, è un campionato sotto le stelle 2016, perché anche l'anno scorso abbiamo fatto, che era stata la prima edizione, quest'anno si ripete con la seconda edizione. È un campionato a livello regionale, per cui voglio dire gli atleti che ci sono stasera provengono da tutta la regione Calabria. Infatti sono da Cosenza, da Lamezia, da Vibo, perché comunque è un campionato che interessa questo settore. Per realizzare un evento di questa portata, quanto impegno e lavoro c'è dietro a tutto il team? Cosa ha fatto? Guarda, chi non organizza, chi vede soltanto le cose dall'esterno può sembrare una cosa facile, invece non lo è. Devo dire che quest'anno dobbiamo ringraziare il Comune di Merito Sottosalvo perché abbiamo fatto questo evento in collaborazione. Loro sono stati disponibilissimi, ci hanno supportato in tutto. In tutto quello che noi abbiamo chiesto. Abbiamo come sponsor, come enti che ci sostengono, sia l'UNICEF che la Lega per la Fibrosi Cistica, che sono degli enti che noi appoggiamo nelle loro iniziative. Tra l'altro, con l'UNICEF il 14 di agosto ci sarà un'altra manifestazione qua nel Comune di Merito, sul lungomare, una pedalata ecologica per i bambini. Quindi vi vedremo nuovamente pedalare, quindi l'invito è quello di far partecipare un po' tutti. Nella prossima è una pedalata ecologica tranquilla, questo invece è proprio un campionato agonistico, sempre a livello amatoriale, ma si tratta di agonismo. Nelle riprese che farete ve ne accorgerete. Ok, allora ci vediamo dopo per la parte sulla premiazione. Ci vediamo dopo per la premiazione dei campioni che corrono questa sera. Ci troviamo con uno dei partecipanti a questa gara di mountain bike e chiediamo quali sono le emozioni a passeggiare per le vie del Paese Vecchio. Le emozioni sono soprattutto l'adrenalina e diciamo, l'immergersi a 360 gradi con i paesaggi che, diciamo, di cui noi siamo circondati, che sono paesaggi veramente stupendi, quindi è come sentirsi un tutt'uno, parte integrante di quel paesaggio che spesso si vede solo in cartolina. Poi a questo c'è l'emozione aggiunta di lasciare per un'oretta il cellulare a casa e credetemi, a questo non c'è prezzo. In più si fa attività fisica insieme a degli amici, non c'è per niente spirito di competizione come ci può essere in una partita di calcio, io non pensavo questo, quindi si pensa solamente a dare il massimo, a superare di gara in gara il limite che me stesso si era posto, diciamo, nella gara precedente, quindi passare di gara in gara il limite personale. Quindi consigli di avvicinarsi a questo sport un po' a tutti quanti? Assolutamente sì, c'è gente che ovviamente non ambisce a vincere le gare ma solamente a divertirsi, non ci sono velleità di classifica, sì alla fine c'è sempre un vincitore ma quello che vince alla fine è sempre il divertimento, bisogna solamente stare un pochino attenti ai tratti diciamo un po' pericolosi ma alla fine se si tengono gli occhi aperti a vincere, come ho detto prima, è il divertimento al 100%. Presentiamo il tuo team? Garibaldina di Saline Ioniche ed è una squadra che è nata nel 1950, e mi pare che stasera correremo con 5 o 6 elementi, di cui forse una donna, ed è una donna, avere una donna in squadra è un motivo per noi di orgoglio in un tempo in cui si parla tanto di parità dei sessi. Vi assicuro che è una donna che ci tiene in riga a tutti quanti, quindi... Siamo contenti di questo. Ai nostri microfoni è stato con noi Alvin Tripodi. Grazie mille, buona serata a tutti, godetevi lo spettacolo.
We'll be right back.
al comune di Melito Montesanto, il sindaco, l'assessore Patrizia Crea, che è stato con noi ancora e con noi. Ringraziamo ancora l'LFC, Lega Italiana Fibrosi Cistica, e poi l'UNICEF. E dobbiamo ancora ricordare, fate gli applausi, non si pagano, quindi ragazzi dobbiamo ancora continuare a incitare questi grandi atleti che si sono fatti ben 12 giri del Paese Vecchio, quindi ci vuole un applauso, ma di quelli forti, sentiamo. Bravi tutti quanti, a prescindere dalla classifica siete stati veramente dei campioni. Vogliamo anche ricordare che questa gara è valevole come prima prova campionato CSAIN sotto le stelle 2016 e la sesta prova campionato XC provinciale CSAIN 2016. Direi che possiamo iniziare con le premiazioni. Questa volta abbiamo deciso di premiare per com'è? Questa manifestazione questa volta premiamo i primi tre giovani che si sono classificati nel giro corto. Un applauso per Nicolosi! Non i veterani, gli anziani, quelli che dicono sempre sono sempre premiati, premiamo i giovani e li stimoliamo. Allora iniziamo con i giovani, quindi qui l'applauso ancora più forte, iniziamo dalla... I primi tre assoluti dei giovani. I primi tre assoluti hanno fatto il percorso corto, quindi 7 giri e quindi 14 chilometri. Troviamo al terzo posto Morano Davide, Bici Cittanova Club. Dov'è Morano? Bravissimo. Consegniamo i premi che sono offerti dallo sponsor Pavone Sport, Pellaro di Reggio Calabria. Secondo si continua con Gentile Andrea, Girifalco in bici. Ancora ringraziamo lo sponsor Pavone Sport e al primo posto premiamo Borghese Simone. Bravissimi, questi saranno il futuro del ciclismo in Calabria. Bravi! Continuiamo ancora, sempre per quanto riguarda la categoria giovani, il percorso corto, sempre 7 giri, 14 chilometri, prima categoria, primavera, Sbavo Nathan, Barbarello. Primo classificato, sì, dov'è? Baba Nathan. Nathan! Domenico, se l'hai portato Domenico. Ah, è a Cornetti. Sta mangiando, quindi dobbiamo aspettarlo, andiamo avanti. E adesso si continua con la categoria debuttanti e al terzo posto Morano Davide, Gentile Andrea al secondo posto e Borghese Simone al primo posto, che sono gli stessi di prima che abbiamo già premiato. E dopo i giovani passiamo alla categoria Gentleman 2 e iniziamo a premiare con un bel applauso muscato Pietro Paolo, Cicli Pavone Sport. Dov'è? Moscato Pietro Paolo non c'è. Abbiamo un sostituto per... non sa. Allora passiamo al secondo classificato che è Scappatura Antonio, Marco Montoli, la società. Gentleman 2, ricordiamo. E al primo posto andiamo con Calcio Pietro Francesco. Calcio Pietro, un paio di ore di stanchezza. Calcio Pietro Francesco con l'isola Baipan. Vai Francesco!
Si continua ancora con la categoria Super Gentleman. Ah, è arrivato Nathan, quindi un attimo di... Dov'è Nathan? Nathan, quindi un mega applauso per questa promessa del ciclismo calabrese. Dai, continuiamo con la categoria Super Gentleman A e abbiamo al secondo posto, diciamo, Ramellini Rosario, LM Impianti, e poi al primo posto Milione Armando, Girito Felici. Bravo Armando, vai! Fratelli, è Coppa Lombardia, se no mi picchia lo sponsor. Bisogna dirle le cose, quando bisogna dirle ci vuole lo sponsor. Al primo lo vogliamo premiare o lasciamo senza colpa? E abbiamo l'onore di avere ancora con noi l'assessore Patrizia Crea, assessore allo sport, turismo e spettacolo, e si nota che a merito adesso finalmente ci sono le belle manifestazioni. Bisogna dirle le cose. Io volevo anche ringraziare le telecamere di Telemerito che sono qui con noi e poi Radio Studio 95, quindi grazie alla famiglia Taverna sempre presente, e poi a Desiree salutiamo anche poi Lulù Quattrone che sta facendo le foto, un po' tutti gli amici, Continuiamo ancora con la premiazione e si va a premiare la categoria Junior, quindi iniziamo con la terza posizione, Tramontana Francesco, società Marco Montoni. Sta premiando Cristian Nucera, applauso a Cristian. Al secondo posto Furfaro Domenico, società Corsetti, quindi complimenti al signor Furfaro, categoria Junior, ricordiamolo, percorso lungo, quindi 12 giri, 24 chilometri. E al primo posto Capo Greco Giuseppe, Valle Brucanica. E qua avete capito che chi sta fa parte della squadra che ha organizzato questo evento, quindi c'è il coro, quindi complimenti alla categoria Junior, ancora un altro applauso. E passiamo alla categoria Senior, al terzo posto Alati Carmelo, società Marco Montoli. Alati Carmelo. Siamo le mani, grazie. Complimenti. Passiamo al secondo posto per Ricchichi Giuseppe, società Marco Montoni. E al primo posto per la categoria Senior 1, Foti Francesco, AC Garibaldino. Foto di rito. Si passa alla prossima categoria, Senior 2, e al terzo posto troviamo Papa Andrea Giovanni con al secondo posto Alarino Lucio e al primo posto Valastro Francesco, sempre società Marco Montoni.
Grazie. I vari foto di Rito, tutte le testate giornalistiche qui davanti, calabresi. E adesso passiamo alla categoria veterani 1. E abbiamo alla terza posizione Mucara Carmelo, società Marco Montoli. Posto, io rido perché vogliono che facciano uno scherzo, non posso. Al secondo posto Alessi Robertino, Polistena Bike Team. Al primo posto Nicolosi Annunziato. Riprende il microfono, diciamo le cose come stanno. Al primo posto, categoria veterani 1, Mazzullo Antonio, MT Bipalli. Si continua a le varie premiazioni e passiamo alla categoria veterani 2. Al terzo posto troviamo Colosi Carmelo, MTB Palmi, la società. Alla seconda posizione Crocitti Giuseppe, Bici Cittanova Club. E al primo posto Zangari Eugenio, Marco Montoli. Signor Nicolosi, vuole dire qualcosa? No, non rispondo nemmeno, lascio. Ci vediamo in Serie Rosso. E si continua con la categoria Gentleman 1 e facciamo un applauso per il terzo classificato che è Marinaro Salvatore, Giri Falco in bici. Bravo! Marinaro, giusto. Bravo! Andiamo con la premiazione. E al secondo posto Melessari Sarino, MTB Palmi. I complimenti. Al primo posto troviamo Macri Domenico Antonio Barbarello, la società. Domenico! Sta riscaldando. Vai Domenico! Domenico, vai! Ciao Domenico! Adesso prima di passare all'altra classifica il presidente vuole fare dei ringraziamenti con delle targhe. Chiamiamo sul piccolo palco, vi ringraziamo per prima, presidente. L'assessore che è presente. L'assessore Patrizia Crea, dove si trova? Che è sempre presente. Eccola qua. Grazie a voi. Grazie a tutti per la pazienza e la partecipazione, per aver reso questa serata bellissima. Complimenti a tutti coloro che hanno gareggiato, a chi li ha guardati. Grazie. Spero che ci siamo divertiti insieme. Io sono stata con voi dalle 7 di stasera ed è stato un piacere. E ci tenevo particolarmente a questa manifestazione. Lo dissi già l'anno scorso, abbiamo cercato di organizzarla al meglio e spero che vi siate trovati bene nel nostro paese che vi ha ospitato. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie
tuoi confronti. E continuiamo, visto che sempre parliamo del grande contributo che ha dato il Comune di Merito di Porto Salvo, in questo caso il nostro sindaco, vogliamo ringraziarlo per la sua collaborazione, nel senso della disponibilità che hanno avuto in quanto ci hanno supportato in tutto. Si tira ovviamente l'assessore anche a nome, visto che il sindaco stasera è impegnato. Grazie da parte sua, sapete che non è stato presente per motivi personali, però ci teneva tantissimo e è passato a farvi un saluto. È passato prima, ci sono anche le foto di rito, insomma il giretto. Presidente, ha rivotato alle prossime elezioni l'assessore, è stato di parola. Abbiamo veri assessori. Io mi ricordo l'anno scorso. C'è stata una bella differenza tra la scorsa edizione. Continuiamo, Presidente. Continuiamo, ora premiamo tutta l'amministrazione, nella persona, cioè tutti quelli che sono stati disponibili, oltre all'assessore che si sono impegnati, il sindaco si sono impegnati personalmente, anche tutta l'amministrazione. L'assessore Toscano, Così anche per cambiare. L'assessore Toscano che invitiamo sul nostro piccolo palco a ritirare questa targa per ringraziare della collaborazione. Io vorrei ringraziare le forze dell'ordine che sono stati presenti, vari volontari, un po' tutti coloro che sono stati presenti, devo dire un ringraziamento, c'è ancora la serata, diciamo non è finita, quindi i saluti li faremo tra poco. Cosa, dove passiamo? Alle società. E anche a Carol, no, vieni qua, Carol. Allora, alla terza posizione, un mega applauso a questa grande società, devo dire, no? Da sotto è una bella società, no? No, è così, una società un po' così. Polistena by Team è arrivata alla terza posizione. C'è, il premio c'è. Peppe Zappiondi. Zappia! E premia la nostra mascotte. Perché un altro anno vorrebbe andare in un altro club e ce lo teniamo, no? Quindi facciamo, lo teniamo in considerazione. La nostra mascotte Carol. E l'altra, no? La seconda posizione invece per MTB Palmi. Applauso per la società che è arrivata a seconda, MTB Palmi. E passiamo alla prima classificata, la società Marco Toni. Bravo! Signori! Ferma!